Buongiorno amici, bentrovati sul canale. Oggi voglio portarvi delle buone notizie, specialmente se siete dei video editor, se siete skillati nell'editare i video, in particolare per YouTube, se avete delle competenze grafiche. Oggi voglio condividere con voi un annuncio di lavoro estremamente appetitoso che ci arriva da uno dei nostri YouTuber preferiti, almeno io parlo per me, io parlo i miei gusti personali. Ci feci anche su un video, il video si chiamava Adoro Ascanio, lo ammetto, e nulla, quindi abbiamo Ascanio che sta cercando dei video editor e adesso tra poco andremo a guardare l'annuncio. Sono veramente felice di condividere con voi questa opportunità perché sapete, molti dicono in Italia io per primo sì, gli stipendi sono bassi, ci sono poche possibilità per i giovani, andatevene all'estero. Però poi arriva Ascanio, Marcellino Ascanio, che vi porta uno spiraglio di aria fresca, delle nuove possibilità, perché se volete potreste candidarvi per fare il video editor da Ascanio. E le possibilità sono succulente, guardate. Sono alla ricerca di video editor junior 20.000 euro, mid 30.000 euro. Qua tutte le info. Andiamo a vedere tutte le info allora, visto che abbiamo delle grandi possibilità di lavoro. Ecco, vediamo che per il junior video editor full time siamo alla ricerca di un junior video editor. Se hai passione per il montaggio, in particolare quello per YouTube, questa potrebbe essere l'opportunità giusta per te, idealmente con base a Milano, ma anche full remoto. Bene, il fatto che full remoto mi piace. L'ambiente di lavoro è dinamico, giovane e con opportunità di crescita. Una delle frasi più abusate nel mondo del lavoro italiano da quando sono piccolo io, cioè potrebbero anche smettere di usarla sta frase. Ci occupiamo di fare video per YouTube, aiutando Ascanio e altri merda YouTuber a creare i propri video. Lordo 20.000 euro l'anno. Ragazzi, quanti sono 20.000 euro l'anno? Cosa saranno? 1.000 euro e 50? 1.100? 1.150? Bello come stipendio. Bello. Però dice, vabbè, magari è il primo lavoro, junior, sei neolaureato, 20.000 euro anche parzialmente remoto, potrebbe starci. Potrebbe starci. Ma andate, andiamo a leggere le aspettative di esperienza. 0-3 anni, ovviamente 0 non funzionerà mai perché qua si candiderà un sacco di gente. 0-3 anni non basterà, ce ne vorranno 2 o 3, anche 5. Posizione full remote, mansioni, premontato, editing, post-produzione, coordinamento con il team, gestione e organizzazione dei file. Requisiti obbligatori, leggeteli voi. Adobe Premiere Pro, color correction, gestione audio, gestione motion graphic, conoscenza YouTube, TikTok e Instagram, capacità di gestire progetti e schede, voglia di imparare. Immaginate cosa potrete imparare montando i video di Ascanio, pensate che roba. Nice to have, inglese, molti progetti saranno in inglese. Nice to have vuol dire che dovete averlo, quindi dovrete parlare bene inglese. Essere a Milano, quindi il full remote già secondo me ve lo scordate con Ascanio, anche perché non vorreste mai perdervi la chance di andare nel suo ufficio a mangiare grilli e insetti o fare aperitivi o restare a lavorare fino alle 8-9 di sera come lo stagista che fece cameo in uno dei suoi video che commentai qualche mese fa. DaVinci Resolve, After Effects, competenze in social media marketing, pure anche social media marketing, ma era un video editor questo. Esperienza pregressa in progetti editoriali. Allora, quindi questo è junior, con 0-3 anni di esperienza, c'ha esperienza pregressa, sa social media marketing, sa un sacco di tool, parla inglese fluente, perché ultimamente sapete che Ascanio fa i video in inglese, e vi offre 20.000 euro. Ottimo, ottimo, grande opportunità. Grazie Marcello. Grazie Marcello. Avere la possibilità di montare i tuoi video, magari il video in quello in cui sei andato a parlare con il presidente Mozzarella, che grande chance. Adesso, se non vi andasse bene 20.000, se siete senior, magari avete 10 anni di esperienza, potreste candidarvi per la posizione senior da 30.000 euro, che praticamente ha lo stesso identico
se sono antiche richieste, ma magari vi faranno sgobbare di più. Non lo so, non è evidente qual è la differenza tra il junior e il senior, però entrambe sono pagate una miseria. Sono pagate una miseria. Ci siamo? Cioè, Marcello Ascani, che ti metti a fare i video dove presenti gli stipendi, intervisti i milanesi, dove dici vai a Berlino a intervistare, guarda gli stipendi, e poi non paghi un cazzo. Non paghi un cazzo. Ricordiamo che Marcello Ascanio è questo qua, è quello che fa questi video, Occhio. Cioè, lui è quello che si vanta di aver fatturato 600.000 euro l'anno scorso. Questo è Marcello. Molto di più dello scorso anno. Come mai? Sia perché penso di aver accettato più collaborazioni in totale. Non ne sono ancora sicuro, ma in realtà perché ho aumentato i prezzi. Quest'anno la mia missione era fare meno sponsorizzate e per farlo ho detto io aumento i prezzi per sicurezza. In realtà Io aumento i prezzi e poi la gente che assumo la pago una zucchina e una carota. E quali sono gli obiettivi del 2024 di Marcello? Vabbè, è quasi finito il 2024, però potrebbe essere quello che farà anche nel 2025. sempre il motore di tutta la mia vita professionale, quindi è sciocco da parte mia dimenticarmi di questo aspetto. Quest'anno non sono contento di come è andato il mio canale, sono contento. Non è contento. Non è contento, e quindi ci siete voi che potreste lavorare per 1.000 euro al mese per Marcello Ascanio. Grandi offerte, complimentoni, ditemi cosa ne pensate. Siete pronti a mandare il vostro curriculum da Marcello Ascanio? Veramente. Secondo voi quale dovrebbe essere lo stipendio giusto per un video editor con 2 o 3 anni di esperienza? 25, 30.000, 35? O meglio, ditemi quanto li pagano in Germania, o in Inghilterra, o in Irlanda. Posizioni simili? Cioè, uno come lui con un canale così grosso paga così poco? Grande YouTube merdaglia, complimentoni. Mi raccomando, mandate il vostro curriculum a Marcellino, eh? Grandi possibilità di crescita. Ciao!